Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Pokémon Smeraldo. In questa puntata raggiungeremo Iridopoli dopo tanto tempo. Quindi muniamoci di tanti repellenti e dirigiamoci verso la grande città. Ok, innanzitutto dobbiamo trovare il percorso giusto. Di qua? Tanto abbiamo battuto quasi tutti gli allenatori, ragazzi, quindi non corriamo alcun rischio. Ecco, la prima isolotta. Camminando a piedi nudi si rafforzano le piante dei piedi. Oh, il primo allenatore del percorso che porta la Lega. Machoke! Noi ce l'abbiamo un po' più forte. Vai, Jim! Ok, Jim. Che cosa farai tu? Ero assalto. Ciao Machoke. Comunque ora la nostra squadra è ad un alto livello, Possiamo competere anche con i campioni. Procediamo. Ok, registriamo questo simpatico allenatore di Koji cintura nera, sul nostro bel Pokédex. Ok, sir. Purtroppo lo dobbiamo lasciare. Oh, che dispiacere. No, è vero, questo è un isolotto chiuso. Di qua. Finito già il repellente, oh mamma. Stiamo attenti qua. Eccoci nel percorso 128. Non esiste allenatore più forte di me. Ok, qua ci saranno principalmente fanta allenatori, quindi allenatori di un certo livello. Ok, il primo ha subito uno Shiftry, bel Pokémon. Noi abbiamo Jim. Shiftry Erbabuglio. Aero Assalto andrà di nuovo bene. Ok, è super efficace. Ciao Shiftry. Vediamo ora, la prossima scelta sarà Nosepass. Mettiamo Fire. Ecco, no, ho sbagliato pure a premere tasto. Nosepass! Ferrartigli è super efficace. E ciao. Goodbye. Ok, abbiamo sconfitto anche quest'altro allenatore. Abbiamo avuto la meglio su Ruben, quanto allenatore. Non può essere! Ok, mettiamoci per primo adesso il nostro bel Fire. Ok. L'acqua in colore azzurro vuoi usare, Surf? Ma certo. Ok, qui c'è questo isolotto. Non c'è niente, no. Battiamo questo pescatore. Vediamo se... Ok. Purtroppo dobbiamo scendere. Ah. Voglio andare a Iridopoli, quindi mi sono preso un Pokémon che conosce la mossa cascata per risalire nelle cascate. Oh mamma. Quanto è stolto. Tentacool! Vai, Fire! Ok, iniziamo subito. Breccia! La nuova mossa che hai imparato. È veramente distruttiva. Ormai il nostro Fire è diventato veramente forte. Butta un Weimer. Beh, io direi di continuare con Breccia. Ok, ciao Weimer. Weimer, spero. Ok, goodbye. La prossima scelta sarà Tentacool. Vediamo un po'. Secondo me un doppio calcio basta e avanza, sentite, Sì, infatti, avevo ragione. Ok. 697 punti esperienza. E abbiamo avuto la meglio su Manolo Pescatore. Continuiamo di qua e di qua. Ok, riusciamo, sir. Ok. Il triathlon consiste in una gara di bicicletta, una di nuoto e una di corsa. È una competizione faticosissima, costituita da tre tipi di gare diverse. Wow. Comunque io, ragazzi, vi consiglio per la Lega di avere almeno i Pokémon al 55. Io personalmente proverò ad averli al 58-60. Boh. Speriamo di riuscirci. Spero proprio di sì.
Così almeno non avremo difficoltà a battere i Super 4 e il campione. Ok, abbiamo avuto la meglio anche su Marilena. Se non sbaglio la registriamo sul Pokémon. Sì, sì. Ok, Mariella Triatleta. Lotta in doppio! La luce del sole è abbagliante da queste parti. Sembri essere molto forte, riuscirò a vincere! No, ragazzo. Ti batterò. Vediamo quali Pokémon avranno. Oh, un bel Seaking, l'evoluzione di Goldeen, e un Dentacruel. Beh, sono avversari tosti. Ma noi abbiamo Jim, il nostro caro amico. Breccia su Seaking e il nostro amico... Ma che facciamo? Aerosalto. Dai. Speriamo di sconfiggerli. Ok, Seaking è andato. Forza, aerosalto. No, non è morto. Limitazione su Fire. Ditemi a che serve, dai. Ok, ciao ciao, Tentacruel. Oh, mamma mia. Questi allenatori sono delle vere piattole. Delle vere piattole. Abbiamo avuto la meglio su Marilina e Derrison, nuotatore. Ok. Perfetto, continuiamo il nostro bel percorso. Ed eccoci, ragazzi, ad Iridopoli. Questo è un momento epico. Usiamo cascata. C'è un'enorme cascata. Vuoi usare cascata? Wailord usa cascata. Guardate che momento epico. Abbiamo varcato la cascata della Lega. Qui ci sarà un bel centro Pokémon. Con Scott. Nim, hai percorso un cammino lungo e difficile per arrivare alla Lega Pokémon. Sono felice per te. È valsa la pena fare il tifo per te. Se diventerai il campione della Lega Pokémon, mi metterò in contatto con te. Ok, Nin, la gloria ti aspetta. Grazie, Scott. Ok, ricarichiamo i nostri bei Pokémon al centro Pokémon. Perfetto. Grazie per l'attesa, la tua squadra di Pokémon è in perfetta forma. Torna a farci visita. La lunga e nervicata via vittoria è come rivivere il cammino percorso nella vita. Abbi fiducia nei tuoi Pokémon. Ma pensavo ci insegnasse qualche mossa. Ok, finito l'effetto del repellente. Come si suol dire, alla buon'ora. Allora ragazzi, iniziamo ad esplorare la via vittoria. Questa via, ragazzi, è veramente molto molto complicata. Quindi forse farò, ragazzi, una parte solo per questa. Ora diciamo che inizio ad esplorare il primo piano, almeno. Ok. Non ho fatto tanta strada per perdere proprio ora. Non esiste proprio. Ah, sempre il fanta allenatore. Allora, ragazzi, per questa grotta fate rifornimenti di pozioni, di repellenti, di tutto quello che volete, perché veramente ci sarà da faticare. Usiamo Vampala. Ok. Ciao ciao Magneton. E poi sale anche al 54. Ovviamente Vampata riduce a 0 l'attacco speciale. Non a 0, però siamo lì. Ok, la prossima scelta sarà Mach, l'evoluzione di Grimer. Essendo un tipo veleno, il nostro psico andrà benissimo. Ok. Anche questo era un bel Pokémon, ragazzi, guardate. Non d'aspetto fisico, però. Psichico! Ciao ciao, Mac! Ok. Ti darò un bel po' di punti esperienza, immagino. Sì, ok. E abbiamo avuto la mail su Albert Fantallenatore. Ok, ragazzi, nella prossima puntata di Pokémon Smeraldo continueremo l'esplorazione della Via Vittoria. Quindi non mancate! A presto!